Buonasera amici ascoltatori di Lazio Sociale, Europa Sociale. Questa sera sarà un incontro particolare e natalizio, possiamo dire, perché proprio questa sera noi ci siamo incontrati e ci incontreremo insieme a voi per farci gli auguri sociali. Gli auguri sociali sono, diciamo, rappresentano un momento di incontro che Lazio Sociale organizza ogni anno. Ormai sono già 4 anni che a Natale, prima di Natale, appunto, ci vediamo, ci incontriamo con i nostri amici, le nostre associazioni, organizzazioni che fanno parte della nostra rete, insieme alle Acri di Latina, e organizziamo questo incontro appunto per parlare di quello che è successo l'anno appena trascorso e quali sono le prospettive future, quindi le speranze, i progetti. Quest'anno è un Natale un po' particolare. 4 anni fa noi abbiamo organizzato un incontro a Piazza Venezia, poi l'anno successivo alla stazione Termini, proprio perché abbiamo voluto sottolineare anche l'anima di Lazio Sociale, che è quello del viaggiatore, no? Quindi di percorrere strade insieme ai nostri amici, ai nostri lettori, lettrici del giornale. E lo scorso anno invece siamo stati ospiti a Corviale, dall'associazione Calcio Sociale, con cui abbiamo iniziato una collaborazione ai tempi di Radio Impegno e tuttora comunque siamo amici e collaboriamo, ci impegniamo insieme. Quest'anno, appunto, dicevo prima, è un Natale particolare perché purtroppo l'emergenza sanitaria, che è diventata anche sociale, ci porta purtroppo a vederci da lontano. Però noi ci tenevamo ad esserci, a farci questi auguri, anzi, soprattutto quest'anno forse gli auguri sociali saranno molto più sentiti e naturalmente noi vogliamo che sia un Natale di serenità, ma anche di speranza, una visione anche di un futuro che possa migliorare sicuramente questo ed essere vicino alle persone che ora vivono delle fragilità. Quindi noi ci siamo con i nostri amici, i nostri ospiti, in prima di tutto con i nostri direttori, il nostro direttore Fabio Benvenuti che è qui con noi. Buonasera Fabio. Buonasera, ciao Alessandra, buonasera a tutti. E con lui c'è anche Roberto Pagano che dopo anche lui ci saluterà e Nicola Tavoletta, che oltre insomma ad essere amico di Lazio Sociale, rappresentanza anche di tutte le acri provinciali di Latina che sono sempre impegnate sul nostro territorio, quindi in tutta la regione, ed è qui anche lui per portare anche la sua vicinanza, insomma, farci gli auguri e comunque fare 2 chiacchiere insieme a noi. Ciao Nicola. Ciao Alessandra, ciao a tutti, vicinanza, auguri, ma anche un brindisi. Ah, vedo che sei pronto. Benissimo, assolutamente sì, il brindisi ci vuole. Alessandra, sono 365 giorni che mi preparo, mi alleno tutti i giorni. Ecco, allora oggi è arrivato il momento. Benissimo. Insieme a noi e poi ci sono anche altri amici, non li chiamerei ospiti perché in realtà sono veramente amici di questa nostra realtà che è quella di Lazio Sociale perché scrivono molto sul nostro giornale, collaboriamo con loro anche in diverse iniziative. Qui abbiamo Monica Sansoni che tra l'altro è anche responsabile dello sportello istituzionale territoriale. E minori e naturalmente famiglie di Latina, ma collabora anche con il Garante, no? Monica, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Collabora anche con il Garante dell'infanzia e adolescenza della Regione Lazio, vero Monica? Sì, intanto ciao a tutti voi. Grande piacere per me essere unita stasera in questo importante. E quindi sono felicissima di partecipare a questo augurio sociale e anche raccontarti un po' quello che sta accadendo in questo periodo non così facile. Ecco, sì, il Garante Infanzia mi porta anche gli suoi auguri. Lui è a Roma, Grazie.
noi siamo proprio l'autorità di garanzia istituzionale della Regione Lazio, quindi ecco, ci fa piacere essere presenti qui con voi stasera. Grazie, tra l'altro su Nostro Giornale c'è proprio uno spazio dedicato proprio alle loro iniziative, quindi sono molto interessanti, coinvolgono anche le scuole, quindi ragazzi, minori, adolescenti, e quindi sono un ottimo riferimento per il nostro territorio. E poi vediamo anche Gianni Palumbo, presidente dell'associazione Oltre il Pregiudizio, che tra l'altro ha da poco concluso la campagna Oltre il Pregiudizio. Buonasera Gianni. Gianni, il microfono. Non si sente bene. Comunque, sì, ecco grazie. Gianni adesso. Ti sentiamo ora? Ci sentiamo, sì sì, no, abbiamo appena finito la campagna, stasera fra un po' vi dovrò lasciare perché c'è una riunione proprio con loro, ci siamo sovrapposti, mi dispiace, va bene comunque, eccomi. Va bene, grazie comunque di essere qui, tra l'altro anche la campagna è stata promossa attraverso il nostro canale YouTube di Lazio Sociale. Tra l'altro io invito anche chi ci ascolta, chi ci sta seguendo ora, ad iscriversi al nostro canale YouTube di Lazio Sociale per poter appunto seguire le nostre dirette, le nostre interviste. E insieme a noi, poi dopo insomma interverranno anche in un secondo momento Alessandro Moscetta della comunità di Sant'Egidio, che vediamo, ma ora è impegnato come sempre, come tutte le sere, con i nostri giovani. Veramente. Buonasera. Ecco Alessandro, ciao Alessandro. Lui è un riferimento per Roma, per i nostri amici, le nostre fragilità, insomma, che sono presenti in questa città. Buonasera Alessandro. Stiamo facendo gli ultimi giri per recuperare un po' di regali di Natale per le distribuzioni che iniziano da domani. A fra poco. Va bene, a fra poco, grazie. E poi interverrà successivamente, quindi sarà con noi Stefania Ferrara, che è una giornalista e anche collaboratrice dell'associazione Arte Live 360, poi interverrà e poi c'è anche il nostro vicepresidente Agostino Mastro Giacomo, che ora non vede, ma sicuramente dopo interverrà a questo incontro. Fabio, benvenuti. E, naturalmente, insomma, a te do prima la parola. Tra l'altro io vorrei soltanto, diciamo, ricordare, almeno oggi, insomma, in alcuni altri giornali è uscita questa notizia, no? Che qual è l'origine degli auguri di Buon Natale? Cioè, sembra che questo augurio risalga al 1543, quindi insomma, diciamo tanti anni fa, tra l'altro in una lettera che il cardinale inglese John Fisher inviò al conte di Essex, Thomas Cromwell, in cui scrisse: questo nostro Signore Dio si invia un buon Natale. Quindi per la prima volta nel 1543 si parla di un augurio di Buon Natale, e poi insomma si è diffuso poi anche nel secolo successivo fino ad arrivare ai nostri giorni. A te Fabio. Grazie Alessandra. Allora intanto io, prima di farvi i miei auguri sotto forma di una piccola storia, in realtà, che di grande attualità, di cui volevo rendere partecipi voi, anche i nostri amici che ci seguono, volevo intanto, a nome di tutto lo staff, di tutti gli amici di Lazio Sociale, intanto ringraziare tutti coloro che nel corso di questo anno ci hanno seguito, ci stanno seguendo e hanno consentito a Lazio Sociale di raggiungere davvero un grande pubblico e di riuscire a raggiungere soprattutto gli obiettivi, gli intenti, gli scopi per cui questa testata è nata e si è evoluta nel corso di questi ultimi anni e sta certamente anche affacciandosi ad altri intenti, ad altri obiettivi, ad altri veramente spazi sempre di informazione, ovviamente, nella massima correttezza, nella massima partecipazione, ma direi con un valore aggiunto davvero importante, che poi il cuore del nostro impegno a livello
giornalistico e informativo, cioè quello di dare molto spazio soprattutto al terzo settore, ovviamente, ed anche a quelle iniziative, a quelle informazioni, a quelle persone che probabilmente non avrebbero, non avranno spazio su altri media, ma che invece hanno davvero tanto, tanto da dire. Il terzo settore è certamente uno di questi ambiti, ma anche altri elementi, altri spunti, diciamo così, di carattere culturale soprattutto. E negli ultimi mesi abbiamo arricchito le nostre rubriche davvero di tanti contenuti molto interessanti. Il grande numero di persone che continuano a seguirci e continuano ad aumentare ci conforta da questo punto di vista. Ricordo anche che nelle ultime settimane abbiamo anche avviato un restyling della testata laziosociale.com che consente ai nostri lettori di poter meglio scorrere le nostre notizie, meglio entrare dentro il nostro sito e quindi poter davvero consultare laziosociale.com come un sito informativo ricco e sempre comunque al passo con l'attualità, con la notizia e direi anche in maniera imparziale. Ecco, cerchiamo di vedere le cose, le situazioni, le vicende politiche, sociali, economiche, eccetera, così come io e il condirettore Roberto Pagano abbiamo voluto, ma un po' tutti gli amici di Lazio Sociale vogliono, quello cioè di mai entrare nel pettegolezzo politico, per esempio, oppure mai nella volgarità o nell'offesa, assolutamente. Ecco, ci invece facciamo pregio di un tipo di informazione che certamente è una tribuna aperta, lascia spazio a chi vuole contribuire alla diffusione di informazioni, ripeto, che spesso non trovano altre platee, altre tribune, e questo è un elemento certamente di orgoglio per noi di laziosociale.com e anche di grande stimolo. E poi in questo ultimo anno, accentuato poi dal lockdown e quindi dalla necessità di dover anche e di poter anche comunicare a distanza, abbiamo dato spazio a questo canale attraverso YouTube, cioè la possibilità poi di intervenire, di creare dei dibattiti e delle altre tribune, questa volta attraverso invece un canale video sempre online, ma che ci consente di avere un altro tipo di interlocuzione e un altro tipo anche di contenuti. Quindi davvero grazie a tutti voi innanzitutto che siete qui presenti oggi, ma idealmente a tutti gli amici, a tutte le persone che ci seguono, che contribuiscono alla vita stessa di laziosociale.com. Ecco, invece io volevo così darvi, se posso ancora prendermi qualche minuto, diciamo così, ma non troppo in realtà, perché siamo tanti qua a dover raccontare. Ecco, ovviamente a tutti noi abbiamo delle davvero tante storie legate al Natale, legate alla nostra vita, legate anche agli aspetti meramente spirituali, religiosi, perché no, certo, che ci legano a queste festività, oltre a tutte le vicende di carattere familiare, di carattere affettivo, che da sempre, almeno per quanto riguarda la mia vita, ma penso anche quella vostra, è così, insomma, ecco, da sempre il Natale è la festa per eccellenza, che comunque ci dà un attimo di serenità, ci dà la possibilità di essere vicini ai nostri parenti, alla nostra famiglia, alle persone che vivono più vicino a noi, ci dà quindi questa grande opportunità di un momento così di grande riflessione e di grande affettività. Quest'anno sarà un po' diverso, lo sappiamo, per tanti motivi, ma cercheremo di viverla altrettanto al meglio. Vi dicevo, ecco, invece volevo a questo proposito così rendervi partecipi di una storia che è anche così un po' spiacevole, un po' amara, ma che comunque dà anche il segno, la dimensione di questo tempo, che è ancora molto da recuperare, anche qualcosa forse molto da recuperare. E cioè, ecco, io per motivi di lavoro negli ultimi anni sto frequentando, un lavoro giornalistico ovviamente, sto frequentando il Parlamento europeo a Bruxelles, e ho avuto la possibilità l'anno scorso, proprio sotto le festività, ma anche quest'anno in maniera un po' indiretta, di constatare una vicenda, un tipo di emotività legata alle festività natalizie, che invece non è quella che noi
come dovremmo aspettarci. E cioè pensate che all'interno del Parlamento europeo, cioè nella massima istituzione che rappresenta il nostro continente, un continente impregnato di radici cristiane, impregnato di cultura cristiana, a prescindere poi, no, dai singoli, dalla singola propensione, dalle singola rapporto con la religione stessa, ecco, dentro quel Parlamento noi europei ci aspetteremmo di trovare almeno un segnale tangibile della presenza, dell'arrivo del Santo Natale, dell'arrivo delle festività legate alla fine dell'anno. E invece purtroppo non è così. Ecco, per una serie di vicende, ecco, per una serie di accordi, mettiamola così, senza entrare troppo in dettaglio, ma un dettaglio invece ve lo darò tra poco, ecco, non è possibile all'interno del Parlamento europeo, negli spazi comuni, fare per esempio un albero di Natale o fare un presepe. Questo perché in nome, diciamo così, di una laicità, ecco, di una come dire, presunta discriminazione, perché rappresenterebbe un simbolo parziale, cioè soltanto di una religione, soltanto di una attestazione religiosa. Ecco, questo ci sembra, io credo che non soltanto a me, assurdo, che cioè non ci possa essere la possibilità di dare un minimo di segnale in questo senso, e di questo io francamente, non soltanto io, ho avuto modo di dolermene. A questo proposito lo dico anche come invito un po' alla necessità da parte delle forze politiche, sociali e non solo, di riuscire a recuperare però almeno alcuni dei valori che sono legati al cristianesimo, che sono legati a quel tipo di cultura che ha formato non solo noi italiani, ma direi appunto un intero continente. Ecco, se non vogliamo recuperare i simboli di carattere prettamente religioso, intendo l'albero di Natale, il presepe, i crocifissi stessi, che sono banditi, apro parentesi, anche questi all'interno del Parlamento europeo, perché appunto rappresenta un simbolo di faziosità religiosa, mettendo fra virgolette la faziosità, almeno recuperare quei valori a cui, e qui mi rifaccio volentieri al discorso di Giovanni Paolo II, 6 novembre 1981, in cui appunto si rivolse in maniera chiara e precisa, attraverso una lettera pubblica poi, inviata a tutti gli stati europei di quel tempo, ma sono valide ancora oggi quelle riflessioni, appunto una lettera all'Unione Europea, agli stati membri, per il recupero delle comuni radici cristiane, così le indicava Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, e elementi e riflessioni tutt'oggi valide, che anch'io invito nella mia, come dire, semplicità e nella mia appunto personalità a recuperare. Ecco, sarebbe già un bel gesto, un bel passo, se almeno ci venisse consentito all'interno del Parlamento europeo, ma delle scuole, ma in tutti gli ambiti pubblici, di darci quella libertà di poter recuperare, se non i simboli, almeno i valori che sono legati alla nostra cultura e tradizione cristiana. Ripeto, a prescindere poi da come ognuno di noi intenda la religione e i valori che adesso sono attaccati ed uniti. Ecco, nei giorni in cui sentiamo maggiormente, forse quest'anno, il bisogno di attaccarci proprio a quelli che sono le emotività, i sentimenti, i bisogni che il Natale invece da sempre ci offre, almeno per me è così, fa parte in maniera preponderante della mia vita, delle emozioni che io sento ogni volta che mi avvicino al Natale, non solo per gli aspetti appunto sentimentali, familiari, ma anche per gli aspetti prettamente religiosi. Ecco, mi piacerebbe che appunto in questa fine anno si riuscisse a fare una riflessione in questo senso. Ti lascio la parola, Alessandra, spero di non essere stato troppo lungo. No, grazie Fabio, tra l'altro hai un po' riportato il tema di questa serata, che è quello delle storie di Natale, perché noi oggi appunto racconteremo delle storie che, come quella di Fabio, porta delle riflessioni anche, e quindi ognuno di voi appunto questa sera chiedo
una storia, un racconto, anche una poesia, o comunque quello che insomma credete che sia bene da condividere insieme a tutti. Grazie Fabio, anche insomma questo ci riporta anche su un altro, diciamo, su un terreno molto discusso a livello europeo. E proprio tra l'altro il nostro giornale si chiama Lazio Sociale, Europa Sociale, quindi insomma, esatto, una visione ad ampio raggio. E con noi ora ci ha raggiunto anche Roberto Pagano, il condirettore di Lazio Sociale. Buonasera Roberto. No. Sì, adesso ti sentiamo. Il microfono, Roberto, è chiuso il microfono. Forse ha dei problemi. Guarda, io adesso direi a questo punto, per andare avanti, Nicola Tavoletta, tu hai una storia da raccontare, che cosa vuoi condividere con noi? Una riflessione? Dicci tu, insomma. Io intanto faccio un aggancio alle parole di Fabio dicendo questo, che un certo Carlo Magno per farsi incoronare ha scelto il 25 dicembre, insomma, e certamente non è stato l'unico tra i reali europei, ma al di là dei reali europei, insomma, voler negare le radici d'Europa, insomma, è, secondo me è come voler nascondere l'evidenza. Quindi su questo qui la penso alla stessa maniera di Fabio. Poi io devo dire la verità, ho una difficoltà su Skype oggi, perché solitamente nelle ultime puntate mi sto presentando con alle spalle il simbolo delle Agli, insomma, che hanno al centro un crocifisso. Detto questo, io invece passo dal Natale, perché avevo pensato che ognuno potesse portare una storia di Natale. Io, come lo scolaro originale, volevo portare un po' di tradizioni di Capodanno come contributo, perché quest'anno insomma festeggeremo in maniera diversa, però chi l'ha detto che il Capodanno, seppur in una dimensione più ristretta, non lo riusciamo a replicare nelle varie serate, prendendo spunto da tradizioni di altri paesi. Per esempio in Spagna dovete sapere che a Capodanno si attende la mezzanotte vestiti con biancheria intima rossa, ma mangiando dell'uva, e più aci d'uva si mangiano fino a mezzanotte e più c'è prosperità e ricchezza. In Danimarca invece gli amici danesi cosa fanno verso la mezzanotte? Salgono sulla sedia e si cominciano a saltare in aria per liberare la propria energia in vista dell'anno successivo. Però per augurarsi di avere tanti amici, evidentemente in Danimarca non cercano soldi ma amici, prendono tutti i piatti che hanno e li cominciano a lanciare contro le porte dei vicini di casa, perché più piatti si spaccano contro più porte e più si ha una prospettiva di una maggiore amicizia. In Giappone, che prendono spunto dal buddismo, invece alla mezzanotte fanno scoccare una campana 108 volte, perché secondo i buddisti 108 sono i peccati capitali. In Svizzera, e noi quando pensiamo alla Svizzera pensiamo alla precisione, agli orologi, invece no. Che cosa fanno? Prendono una pallina di gelato e la buttano per terra, insomma, per augurarsi un buon anno. Gli estoni invece mi attirano e mi attraggono, perché gli estoni hanno tre numeri fortunati: il 7, il 9 e il 12. Insomma, se volete giocatevi, però qual è la loro funzione? Che durante la giornata del Capodanno, se riescono a mangiare 7 volte, saranno forti per tutto l'anno. Ancora di più se riescono a mangiare 9 volte, e ancora di più se mangiano 12 volte durante l'intera giornata.
In Cile mi entusiasmano di meno, perché in Cile vanno a dormire nei cimiteri. Questa è un'usanza che c'è da poco, da 25 anni, però usano così. Mentre nelle Filippine scelgono di mangiare tutto ciò che è rotondo e si vestono a pua, perché la rotondità è simbolo di fecondità e ricchezza. In North Carolina, invece, negli Stati Uniti d'America, acquistano un opossum, lo mettono in gabbia, a mezzanotte lo liberano per liberare l'anno nuovo. Mentre in Ecuador fanno una cosa più simile alla Befana, prendono pupazzi con le sembianze di personaggi famosi più o meno simpatici e li bruciano per dimenticare l'anno passato. Mentre in Georgia, dove coltivano le pesche, loro mettono una pesca di 362 chili e la fanno rotolare per Atlanta. Queste sono un po' di usanze che vi volevo riportare. Ovviamente sarebbe bello sapere quali sono le usanze delle tante realtà italiane a Capodanno. Io però un paio di ricordi rispetto ai Capodanni li farei. Intanto vi posso dire che quando noi spariamo i fuochi d'artificio ci colleghiamo a un episodio storico importantissimo. Io non so se coscientemente o incoscientemente, ma il 31 dicembre Thomas Edison presentò al mondo intero la prima lampadina. Quindi, insomma, è stato un momento importante per l'umanità e questa famosa lampadina ancora ci riesce a illuminare le nostre serate, oltre all'energia della nostra fantasia. Questo è un contributo, poi non lo so se Alessandra mi darà altro spazio, perché non la vedo più. Ci sono. Non mi vedi, ma ci sono, ti sto ascoltando. Tu sarai più svizzera, estone o giapponese nel tuo Capodanno romano? Più romano, diciamo, quel Capodanno quest'anno. Comunque, no, io grazie per tutte queste usanze, che tra l'altro sarebbe interessante anche vedere le differenze a livello regionale anche in Italia, no? Perché anche l'usanza di mangiare anche l'uva, per esempio, insomma, questa usanza è diffusa nelle Marche, no? Quindi questi sono ricordi da bambina, per cui si mangiavano gli acini di uva proprio perché erano ben auguranti, quindi portavano, secondo diciamo l'usanza, più soldi nell'anno nuovo. E comunque, insomma, questo è bello perché ogni paese ha una propria tradizione. Nicola, tra l'altro, tu quest'anno come lo trascorrerai questo Capodanno? Un po' strano sarà, no? Allora, penso che ognuno di noi qualche giorno fa ho disturbo sulla linea, ho visto un caso di corto maltese. La parte iniziale inizia con lui è a Venezia con una donna e a un certo punto dice: ma oggi è 34 dicembre e ancora non è venuto Natale. Eh sì, perché ancora non è venuto Capodanno. Eh sì, qua a Venezia tutto a rilento, anche perché il Natale avviene il 27 di dicembre. Perché dico questo qui? Perché quello stile di corto maltese, di questo Capodanno rilassato, lento, di questo Capodanno un po' slow food e un po' slow life, vorrei interpretare quest'anno. Poi, insomma, è un anno, cerchiamo di segnare sugli annali, ma non è, cerchiamo anche di pubblicarlo più. Detto questo qui, quindi vorrei fare un Capodanno alla corto maltese, anche con uno stile, diciamo, marinaro dal punto di vista dell'alimentazione, della gastronomia. E potrebbe essere questa l'idea per il Capodanno.
Bene, bene. Tra l'altro ora saluto Stefania Ferrara che ci ha raggiunti, prima ti ho presentata Stefania, buonasera Stefania. Grazie. Buonasera a tutti voi. No, scusatemi, mi devo scusare perché ho avuto degli impegni che non mi hanno potuto, diciamo, non mi hanno permesso di potermi collegare prima, però sono... Mi fa molto piacere vedervi, che siete ancora qui, che mi avete anche aspettata, così che possa partecipare. E avete fatto... Io ho seguito solamente l'intervento di Fabio Benvenuti, con cui mi presento, e anche di Nicola, quindi avete fatto due interventi veramente molto, molto interessanti. Io ciao non... Stefania. Ciao a piacere, tutti, molto ciao. Piacere. Grazie. Non ciao. Credo di avere interventi altrettanto interessanti sul Capodanno, per esempio, per cui c'è illuminato il nostro Nicola, o anche sul Natale, sulle varie tradizioni. Questo qui lascerò a voi il compito, insomma. Però se proprio dovessi raccontarvi una storia di Natale, ecco, quello che mi sentirei di raccontarvi è che, visto che stiamo vivendo un Natale molto particolare, un Natale e un Capodanno, in cui sarò costretta, passatemi il termine, a stare con la mia famiglia, quindi con mia madre, mio padre e mio fratello, considerando che vivo con loro, non vi ho usato un termine a caso, vi ho usato un termine costretta, non perché io non ci voglia stare, ma perché sono sempre stata abituata a trascorrere il Natale e il Capodanno altrove. Quindi se ero fidanzata magari con altre famiglie, oppure sarà Capodanno sempre fuori. E sostanzialmente perché noi siamo sempre in quattro e tutti i parenti sparsi per l'Italia, quindi è sempre stato un po' difficile riunirli tutti. Quindi non ho in mente il classico Natale con le tavolate lunghissime di persone dove si gioca ai giochi da tavolo, a carte e cose di questo tipo. Quindi sarà, tra virgolette, un'esperienza nuova anche per me, perché a causa o grazie, tra virgolette, sempre al lockdown che ci imporrà il nostro Conte, o anche se non ce lo imporrà, comunque non si potrà fare ben altro, sarò piacevolmente costretta a trascorrere del tempo in famiglia. Quindi questo è un sembra per voi forse un'esperienza banale, ecco, però io, non essendo abituata, sarà per me un'esperienza anche costruttiva, per ristabilire anche un po' di dinamiche familiari con i miei, perché io, stando sempre fuori per lavoro, sempre in giro, non ci incrociamo mai. Quindi saremo veramente costretti, e credo che sia un'occasione anche per conoscersi di più, perché veramente sembra assurdo, ma anche se io vivo con i miei, su tante cose non ci conosciamo. Quindi anche questo discorso credo sia interessante per allacciarsi anche agli incontri che poi faremo proprio sulla famiglia, perché ce ne sarebbe veramente ore e ore di discorsi riguardo questo tema, soprattutto perché, come vi dicevo, ecco, io sono abbastanza giovane, quindi forse sono ancora in quell'età in cui tendo a fuggire dalla famiglia, anche se piano piano, crescendo, sto imparando di quanto sia importante realmente, più che altro, imparare a conoscere anche i genitori, perché delle volte, diciamo, noi ce li immaginiamo come o due nemici o due persone che debbano per forza fare delle cose per noi perché noi siamo i figli, ma in realtà... Quello che poi sto capendo crescendo è che anche loro sono due individui, sono due persone che hanno bisogno anche loro di essere genitori e noi di essere figli. Quindi se noi non facciamo nulla nei loro confronti, neanche loro potranno fare nulla nei nostri. Quindi ecco, con questa condivisione volevo appunto farvi arrivare il messaggio di quanto, nonostante molti giovani tendano a non dare troppo valore e troppo peso a quello che sembra così scontato, cioè avere due genitori dentro casa, mi rendo conto che soprattutto la pandemia ha portato via, purtroppo, magari qualche genitore, perché ho delle persone a me care, molto care, che hanno perso magari il papà a causa del Covid, o la madre, oppure hanno i genitori separati, o c'è chi proprio non ha i genitori, ho un mio amico che è stato adottato, quindi non ha mai conosciuto i veri genitori, anche se poi il genitore adottivo, diciamo, l'ha sostituito in tutto e per tutto. Quindi ecco, l'unica cosa che mi sento di dire è di non dare per scontato questo momento e di anzi approfittarne per creare un cambiamento anche in noi, che se poco poco diamo per scontato qualsiasi cosa dentro la nostra casa, in questo ci ha insegnato molto anche il lockdown, cioè vedere nella tragedia, sempre tra virgolette, anche un'opportunità di crescita e miglioramento, quindi per ricreare il proprio spazio domestico, ricreare i propri rapporti, che sono quelli più vicino a noi per assurdo, ma che sentiamo anche più lontani tante volte.
Grazie Alessandra, passo la parola a te. Grazie Stefania, quindi un Natale è anche un ritrovarsi, quindi anche questa è un'occasione appunto per stare insieme con la propria famiglia e quindi vivere il Natale anche da questo punto di vista è assolutamente importante. Grazie Stefania anche perché questa più che una storia è una testimonianza, quindi fa anche riflettere, fa comprendere anche le dinamiche familiari, come appunto anche un giovane le possa vivere, ecco, in maniera magari diversa. Esatto. E grazie allora. Grazie a voi. Roberto, non so se adesso riesci a collegarti. Roberto, ci senti? Dovrebbe funzionare adesso. Senti, mi sentite? Sì, ora sì. Alessandra, ti posso rubare un attimo? Sì. Io quando vedo Roberto poi ho degli stimoli intellettuali, insomma, io abbastanza ridotti, però quindi... Roberto, 31 dicembre si scioglie l'Unione Sovietica e si rimette Gorbaciov, 1991. Un assist. E allora... quindi dobbiamo passare dalla... dobbiamo passare quindi da quello che accade nei vari paesi che hai raccontato mirabilmente, questi episodi, attività ludico-ricreative e anche... ma forse tra religioso e il pagano, diciamo così, quindi alla storia, alla storia vera e propria. Tra il religioso e il pagano. Infatti. Devo riflettere su quello che mi dici, quindi su quello che accadde quella sera. Cosa? L'ammainamento della bandiera rossa dopo il 1917 sul Cremlino, diciamo che questa cosa del tutto inaspettata, un grande paese che si, un grande, la seconda superpotenza del mondo che si scioglie per poi formare quella che poi per un periodo, tuttora esiste, la comunità degli stati indipendenti, che è una sorta di Commonwealth che doveva essere, che poi non è stato, poi è rimasta una sorta di zona economica. Comunque quello che ha rappresentato, diciamo, per milioni, per coloro che avevano creduto, milioni di nella speranza della liberazione umana sulla terra, che doveva essere rappresentata dalla rivoluzione, poi la prima rivoluzione vera e propria è stata in Messico, ma questo è un altro discorso, nel 1911, quindi Porfirio Diaz, Zapata e compagnia rivoluzionaria cantante, quindi ha rappresentato un cambiamento epocale, quindi la vittoria di quello che si chiamava il capitalismo trionfante del mondo, diciamo, tra virgolette, libero rispetto a un'idea di liberazione umana che era poi tradito l'ispirazione ideale quando si è fatta partito-stato e quindi il dominio, come diceva Milo Mangilas, di una nuova classe che doveva essere l'avanguardia dei lavoratori su tutto il popolo lavoratore, tra virgolette. Ma adesso mi hai portato su un altro discorso, adesso la riflessione storica non era prevista, insomma. Credo che dobbiamo parlare di un'altra cosa, insomma, una riflessione, questa la riprenderemo in un'altra trasmissione, che so mai io, o sulle pagine di Lazio Sociale, Europa Sociale. Alessandro ci aveva sollevato, abbiamo gradito. Sì, va bene, ma mi ha preso in contropiede. Perché... non era una trasmissione incentrata sulla storia e sulla cronologia, però va bene, mi butta queste palle e io raccolgo subito, quindi non c'è pericolo, il dottor Tavoletta. Ma tornando più tra il serio, ma è anche quella una cosa molto molto seria, però insomma... qui oggi affrontiamo una cosa altrettanto epocale come questa della crisi pandemica, di un qualcosa che era stato predetto in alcuni romanzi, in alcuni addirittura fumetti, su Topolino, alcuni scrittori avevano previsto una grande influenza per cui si doveva andare in giro molto controllati, o comunque sia il potere che doveva controllare i cittadini per
come giusto che sia, per la questione di salute pubblica, tra l'altro ce l'abbiamo anche in Costituzione, la nostra Costituzione, quindi non è una cosa strana né strampalata. Strampalata e assurda è quello che ha provocato dopo la crisi del 2008-2009, ci siamo ritrovati, ancora non eravamo usciti, specie alcuni paesi, ci siamo ritrovati in una crisi paurosa mondiale di tipo economico e soprattutto sociale. Questo è qualcosa di sconvolgente che ha gettato veramente, se già c'era una caduta del ceto medio verso quasi, non, in molti casi la proletarizzazione, questa parola forse è desueta, ma non è così, è così, non ci si rende conto qual è la vera situazione delle persone, la vita reale delle persone, di chi magari non ha lavoro, ha un lavoro occasionale, ha un lavoro, quello dei 42 tipi che erano stati ideati con la prima riforma Treu e poi non doveva essere implementata con le politiche attive del lavoro e che poi invece è rimasta soltanto il dominio di pluralità di contratti o finti contratti per tanti ragazzi che stanno appunto, sono andati anche questi, costoro che magari sono emigrati dal sud, dal nord o che sono andati a lavorare temporaneamente e se condividono la stanza con altri ragazzi o altri lavoratori, ma gente separata, persone separate, con figli per ragioni appunto familiari, quindi c'è una sorta di gravissima crisi sociale, quante sono aumentate, l'altro giorno c'è stato il rapporto della Caritas, quanto sono aumentate le persone che hanno, sono andate e mai avrebbero pensato in vita loro, né mai ci si sarebbe aspettato, andate a chiedere un aiuto o anche un pasto ai centri Caritas, ma così anche a quelli laici o non. Quindi vediamo, questa cosa è sconvolgente. E veramente pensare di affrontare un nuovo anno in queste condizioni è veramente complicato. I ristori, i provvedimenti sociali spesso non sono arrivati a chi doveva arrivare in tempo e soprattutto in tempo utile, e magari arriveranno o sono arrivati dopo mesi, e in questo periodo cosa è successo alle persone? Chi ci siano occupati? La Chiesa, le organizzazioni laiche e religiose, le persone singole, conosco organizzazioni che si sono messe in campo senza sapere cos'era neanche il terzo settore, senza neanche sapere cos'era il volontariato, ma perché si sono resi conto ragazzi universitari e si sono presi associati e dicevo facciamo, raccogliamo dei soldi tra di noi e portiamo dei pacchi alle famiglie povere. Parlo del Tiburtino Terzo a Roma, chi lo conosce è un quartiere popolare e quindi ci siamo incontrati per caso e mi hanno raccontato la loro storia e quindi li sono messi in contatto per lavorare in pool, insieme con chi veramente è organizzato. C'è stata la giornata mondiale del volontariato qualche giorno fa, passo a un altro punto rapidamente perché il focus di Lazio Sociale, dell'associazione e del giornale promosso da Alessandra Bonifazi, Lazio Sociale, Europa Sociale, è il sociale, il mettere in condivisione le esperienze migliori, le buone pratiche, come oggi si dice, delle organizzazioni di base, dei cittadini organizzati, così con le esperienze delle istituzioni e il pool, il raccordo con le istituzioni e le migliori esperienze di queste amministrazioni. Ecco, in Europa 446 milioni di abitanti, quasi 4 milioni di chilometri quadrati, ci sono, è stato calcolato, 2.800.000 organizzazioni no profit presenti, ci sono 82 milioni di volontari in Europa. Ecco, questo ci dà l'idea, da Padova, dove si è celebrata questa giornata, sia pur con molta complicazione, dove è intervenuto anche il Presidente Conte, e Sassoli, Presidente dell'Europarlamento, e Fabio ha raccontato la sua esperienza, anche Fabio Benvenuti poco fa, da un punto di vista interessante e anche sconvolgente per quanto riguarda l'estremizzazione del politicamente corretto.
ma questo è un altro discorso. Ecco, questa realtà ha fatto e fa moltissimo in questa situazione di crisi sanitaria, di emergenza sanitaria. Diciamo che è importante, si passerà a Berlino, parlavo dell'Europa, perché il prossimo giornata mondiale del volontariato si svolgerà a Berlino, quindi il centro dell'Europa. Prima hai ricordato lo scioglimento dell'Unione Sovietica, ma ricordiamo quell'anno il bello, splendido e incredibile del cambiamento all'est, l'89-90 che abbiamo celebrato l'anno scorso, con tutta la democrazia che doveva arrivare, il nuovo mercato, il libero mercato, che poi molto spesso ha portato sì la libertà, ma bisogna vedere anche come nei nostri quello che succede tra di noi. Diciamo, vogliamo quindi, valorizzando sia Lazio Sociale come esperienza, è quello di aver attraversato quest'anno con veramente con difficoltà, incontrando le persone, pure con le limitazioni, da giornalista, da cronista e da studioso, con quanta sofferenza ci sta, quanta patimento c'è stato in giro, e quindi ci sta ancora. Adesso sarà questo Natale tra virgolette molto alternativo, molto speriamo raccolto, e che l'irresponsabilità non domini, e con i giorni di apertura chiusura. Adesso stasera c'è il Consiglio dei Ministri, ho letto che adesso si è concluso, ma non ho ulteriori notizie al momento. Quindi l'augurio è quello per noi, per tutti i nostri lettori e tutti i cittadini, ma diciamo è quello di superare questo momento e di superarlo con l'informazione corretta, con l'informazione libera, non spettacolare ma concreta, dove in questo momento appunto evitare al massimo stupidaggini, cose inventate, ipotesi fantasiose, e concentrarsi sulla realtà, sulla scienza e sulla fiducia nell'uomo. Grazie Roberto, che hai anche ricordato l'impegno e il valore del volontariato, quindi in questo periodo soprattutto è stato ed è fondamentale. Quindi naturalmente noi salutiamo tutti i volontari di chi si impegna ogni giorno, e li ringraziamo anche di quanto fanno veramente per il loro lavoro quotidiano. E io adesso farei intervenire Monica Sansoni. Monica, abbiamo detto, è molto attiva sul territorio di Latina, ma non solo, su tutta la regione Lazio, coinvolgendo le scuole, i ragazzi, quindi tra l'altro è promotrice di diverse iniziative molto interessanti. Monica, buonasera. Allora, di nuovo, grazie appunto per essere qui con noi a parlare appunto delle storie di Natale, un po' condividere questo momento di auguri sociali. Beh, grazie a voi, vi ho ascoltato con interesse e devo dire che mi ritrovo in tantissime storie che ho ascoltato dall'inizio fino adesso, insomma, Roberto che ha fatto un quadro anche sociale completo. Ed è quello in cui noi poi come servizio del Garante Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio ci troviamo a vivere quotidianamente. Nella testa sto cercando di riordinare un po' tutte le situazioni che quotidianamente viviamo, no? E che vivo purtroppo in prima persona svolgendo questo tipo di professione. Intanto sul nostro territorio di tutta la provincia di Latina, quindi da Aprilia fino ad arrivare a Minturno Scauri, noi come sportello istituzionale di ascolto raccogliamo un po' tutto quello che arriva in ordine a segnalazioni, a richieste di aiuto, di supporto, di sostegno sotto più punti di vista, trattando nella fattispecie l'area e la sfera minorile. È chiaro che ci imbattiamo in tutto quello che fa capo a fragilità, a criticità e a bisogni, proprio, no? nel vero senso della parola. Le nostre attività a settembre, diciamo che ricominciavano un po', non dico a rivedersi a pieno ritmo, proprio all'interno dei meandri sociali, istituzionali, anche delle scuole, come presenza proprio attiva personale. Però stavamo cercando di riprendere un po' piano piano quelle che erano le nostre attività
di affiancamento che all'improvviso si sono svolte e si stanno ancora svolgendo, lo vedete anche quotidianamente in questa modalità che ci vede questa sera riuniti insieme. Nelle scuole siamo presenti quasi tutti i giorni, perché nella rete, appunto, dove poi anche voi siete presenti, per esempio cito la Flames Gold che con Carmelo Mandalari in questi giorni ci sta vedendo girare veramente tutta la regione Lazio, non solo Latina, Roma, Rieti, Viterbo, insomma un po' tutte le province, proprio per non tralasciare quegli aspetti di bisogno e di sofferenza che comunque noi stiamo riscontrando. Quello che desidero fare con voi stasera è condividere proprio delle storie di vita reali che ci pervengono, che viviamo proprio in prima persona. Una principalmente che mi ha colpito tantissimo e che chiaramente coinvolge i bambini e i ragazzi, quindi gli adolescenti, e soprattutto in questo periodo dell'anno che è quello che è ancora. Anche più violentemente, no? Tu sai, Alessandra, che io comunque mi occupo anche di criminologia, di criminalistica, cioè tocco proprio con mano degli aspetti anche di crimini a 360 gradi che non fanno solo capo ai delitti, ai crimini, diciamo quelli più come dire gravi, ma per noi diciamo operatori di questi aspetti un crimine, un delitto è anche appunto quello sociale che noi stiamo vivendo in questi mesi che ci stanno mettendo a dura prova e che mettono soprattutto bambini e ragazzi e famiglie veramente a dura prova. Quello che vi stavo dicendo era appunto la storia di soprattutto di una bambina che mi ha molto colpito, che diciamo nella sua tragedia familiare che purtroppo si trova a vivere, abbiamo cercato di creare un piccolo bagliore di calore, di positività. È una bimba che diciamo ha scoperto da poco che il suo papà, che lei credeva insomma essere partito per lavoro fuori all'estero, in realtà si trova insomma agli arresti e quindi in una casa circondariale della nostra regione. Questa bambina per tanti mesi insomma seguita dal nostro sportello d'ascolto e dal servizio sociale, prima si parlava di terzo settore, importantissimo per noi, sono reti fondamentali istitutive e istituzionali che noi abbiamo diciamo attorno e ai quali ci riferiamo, e i servizi sociali ovviamente dei comuni di appartenenza della nostra provincia, quindi seguita anche dal centro minori, quindi dal servizio di competenza comunale di appartenenza, chiedeva costantemente di sentire questo papà e soprattutto aveva scritto a noi come garante infanzia una lettera con un desiderio, cioè di non volere regali materiali di qualsiasi sorta eccetera, ma di poter finalmente almeno sentire il papà. Che qualche telefonata lei aveva avuto sporadicamente, però trattasi veramente di una situazione abbastanza grave e quindi anche insomma nell'ambito familiare si è cercato con la madre e quindi verso questa bimba di veramente far diciamo comprendere, seppur nella sua tenera età, che c'erano delle difficoltà a raggiungerlo, però veramente a un certo punto anche con le psicologhe che sono dedicate al suo supporto e quindi esperte anche alla valutazione di questi insomma di tutti gli agiti che questa bambina metteva in atto, si è appunto deciso insieme al tribunale per i minori, quindi al giudice competente, di cominciare un po' a dire la verità invece a questa bambina che si avvicinava ai suoi 10 anni e che per tanto tempo aveva vissuto un po' questo aspetto così di fantasia, chiamiamola così, fino ad arrivare appunto alla concreta verità del fatto che appunto il papà fosse rinchiuso in una casa circondariale, illustrata nel miglior modo possibile per quanto sia, ma sempre di carcere stavamo parlando, per prepararla al meglio ad un eventuale incontro, perché era comunque un suo diritto. Qui stasera abbiamo toccato anche
sotto certi punti di vista i diritti umani, e quindi qui ci includo i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che sono il nostro cavallo di battaglia quotidiano sul internazionali, sulle convenzioni che proteggono e tutelano, o comunque che dovrebbero tutelare e proteggere l'aspetto del minore. E quindi, ecco, questa bimba finalmente preparata nel migliore dei modi è stata accompagnata all'interno di questa casa circondariale, dove eravamo presenti anche noi, dove sono stati presenti anche delle associazioni, nella fattispecie un'associazione concretamente che rende un po' più lieto l'ingresso di questi bambini all'interno di un carcere, che è potuto finalmente incontrare il papà, e penso che sia stato veramente, almeno per come l'ho vissuta io, per come l'abbiamo vissuta anche insieme agli altri colleghi, agli psicologi e quant'altro, è stato veramente un momento che ci ha riscaldato in tutto questo, no, frangente quotidiano che viviamo di tante difficoltà. Ecco, seppur in una tristezza enorme di quello che era il fatto in sé, vedere questa bambina, rincontrare il padre, è stato come in un momento cancellare il luogo in cui eravamo, perché lei non lo ha più considerato quel luogo lì. È vero che l'ingresso all'interno di questi grandi cancelli, portoni che noi conosciamo delle case circondariali, che io mi trovo anche per lavoro a frequentare, essendo una criminologa, in quel momento anche io stessa ho visto un aspetto diverso di quegli ambienti, proprio attraverso i suoi occhi, al suo sorriso, alla sua pace, alla sua serenità e al suo vestitino elegante che lei ha voluto comperare appositamente per questa occasione. Ne parlo con la pelle d'oca e anche con un piccolo tono di commozione, perché io non dimenticherò mai, come penso anche tutti quelli che erano con noi presenti, anche dalla polizia penitenziaria che ci ha accompagnato, perché veramente una volta che lei poi è uscita da lì, è uscita rinnovata, è uscita piena di gioia, era come se veramente le avessimo fatto, e penso che sia stato così, le avessimo fatto veramente il più grande dono di Natale che lei potesse mai aspettare. Ecco, questa è una tra le tante storie che viviamo di Natale, vogliamo così adesso concentrarle in questa occasione degli auguri sociali e delle riflessioni che ci stiamo portando dentro, che stiamo esternando insieme questa sera. Io penso che questa sarà una di quelle vicende, di quegli eventi che non dimenticherò più e che ho avuto piacere di condividere con voi in questo momento. Grazie, veramente toccante come testimonianza, perché immagino viverla cosa possa essere stato, insomma. Quindi certo non è facile affrontare anche queste situazioni, però appunto questo caso, ecco, tu stessa l'hai detto, no? È come se si sentisse rinnovata, quindi comunque è stato un regalo di Natale alla bambina, e quindi grazie veramente per questo racconto emozionante. Grazie. Bene. Bene. Tra l'altro ora vedo Alessandro Moscetta, che prima era impegnatissimo a casa. Prima era impegnatissimo con fammi vedere, c'era Antonio Giuseppe Conte. Ah, quindi ora in questo momento è finito. Ok, quindi sapremo meglio, insomma, cosa ci aspetterà. Colore natalizio, diciamo così. Alessandro, tu raccontaci un po', allora, naturalmente Alessandro Moscetta della comunità Sant'Egidio è conosciuto molto a Roma e oltre, perché è molto attivo anche con i suoi ragazzi, insomma, siete impegnati ogni sera, ogni giorno, perché poi le iniziative sono tante e varie, quindi soprattutto in questo periodo, insomma, abbiamo letto di varie iniziative che state mettendo, che avete, insomma, state realizzando. E magari Alessandro, se tu, immagino, insomma, di storie anche tu ne avrai tante da raccontare, se vuoi, insomma, condividere con noi qualche storia di Natale, a noi farebbe piacere, perché insomma così capiamo anche
l'impegno, insomma, il contributo veramente prezioso che tu e gli altri ragazzi, insomma, a Sant'Egidio dà veramente al territorio e alle fragilità di Roma, ma non solo, ecco. Allora, grazie, soprattutto perché tu all'inizio avevi detto, avevi parlato di amicizia, no? Non sono rappresentanti, ma siamo amici, e questo ci credo molto. E mi mancano pure quelle dirette in radio di notte, che erano molto, molto sì, di frontiera, di proprio belle, no? Cioè, di avere il coraggio di non fermarsi mai, che è un po' quello che anche con Sant'Egidio da marzo abbiamo intensificato, anzi, più che fermarci, di chiuderci, noi proprio abbiamo aperto e ci siamo aperti a tanta gente che aveva bisogno, nuova, tanta gente che voleva aiutare. E questo Natale è un Natale che ovviamente forse ci potrebbe far ricapire veramente il valore profondo del Natale, che poi è la storia di un bambino che non trova un posto, e forse avendo più tempo, soprattutto il giorno di Natale, il 24, quei giorni, di avere più calma per riflettere, forse potremmo anche ricordare quello che poi la festa è, la festa di un bambino che nasce, che con i suoi genitori non trova accoglienza, e in fondo forse la sera di Natale potremmo ancora di più capire cosa vuol dire non avere una casa dove dormire, no? E allora vi volevo raccontare due storie. Sono due storie diverse, perché sono due storie positive, perché io ho sempre idea che bisogna dare un messaggio positivo, soprattutto in questo tempo, e quello di cui ha bisogno la gente che ha bisogno, scusate il gioco di parole, nel senso che traspare evidente che la speranza fatta di fiducia, di ascolto, di aiuto concreto, sia quello di cui tutti abbiamo bisogno, soprattutto chi in questo momento si è visto crollare delle certezze. La speranza è inversamente proporzionale all'incertezza, secondo me, no? E la speranza è ovviamente inversamente proporzionale alla paura. Per tanti anni un giovane adulto di Roma, di Torpignattara, con suo fratello venivano al pranzo di Natale, Roberto e Salvatore. Roberto e Salvatore, noi li abbiamo conosciuti tanti anni fa, una notte d'inverno, anzi di autunno, perché era prima di Natale, in zona Santa Maria Maggiore, che guarda caso poi è il luogo dove il Ferragosto si fa cadere la neve, e iniziamo invitandoli a pranzo di Natale. Loro venivano molto schivi, Salvatore non si curava tanto, Roberto molto timoroso. Col tempo Roberto e Salvatore hanno avuto prima una roulotte, poi un camper. Roberto ha avuto un po' di aiuti, di sussidi, molti amici, abbiamo insegnato a suonare la chitarra a Roberto, che era la sua passione. Poi un anno e mezzo fa iniziamo, 6 anni fa, a fare la domanda per la casa popolare. Poi Salvatore l'estate scorsa, il 2019, si sente male un giorno e va in ospedale. E Roberto, mentre il fratello sta in coma, non vuole più tornare in quel camp perché gli ricorda la vita col fratello. E noi usiamo, perché nella vita quando ci sono le cose brutte, però con chi è in difficoltà o dei problemi psichici, bisogna usare, no? Perché può essere quello shock che ti porterà al cambiamento. E Roberto inizia a dormire in un bed and breakfast di una persona che si fida di noi, da una stanza. E Salvatore viene a morire, Roberto dice: non voglio tornare a vivere per la strada, lo devo fare anche per mio fratello, perché io tante volte ho vissuto per la strada per stare con lui. E quest'estate arriva, e questo è un paradosso, arriva la chiamata per andare a scegliere la casa popolare. Ovviamente l'accompagniamo noi scegliamo una zona comoda, soprattutto per andare a trovare spesso. Scopriamo che questa casa, tra l'altro, è chiusa da 3 anni, quindi, per dire il paradosso che poi non c'è posto per loro, poi certe volte forse i posti ci sono, ma non ci si accorge che una casa 3 anni fa poteva essere già vissuta da Roberto, e forse Salvatore sarebbe rimasto in vita. E ci troviamo che Roberto, timoroso, solo alcuni, inizia ad aprire la casa, perché la casa c'è bisogno di qualcuno che gli fa da elettricista, qualcuno che gli aggiusta il bagno, una pittata, chi gli collauda il televisore, giù di lì.
questo Natale per lui è stranissimo, perché sarà il primo Natale in casa. È paradossale, no? E lui poi c'ha, ti chiama, ti dice: ah, ma che facciamo a Natale, il pranzo non si può, ma io almeno a messa posso venire, io voglio stare in chiesa quel giorno. E questo lo faremo ovviamente con tutte le modalità che adesso adegueremo anche a questo decreto, di un Natale per tutti, un Natale più on the road sicuramente, un Natale diffuso per arrivare a tutti. Però la storia di Roberto è proprio quella storia che tante volte il volontariato, come diciamo prima, ma direi anche la passione dell'amicizia con chi è a di meno di noi, in fondo può veramente fare forse il miracolo di Natale, no? Che è uno dei tanti leitmotiv di cui si parla, anche titolo di film dedicati al Natale. Però secondo me è una storia sempre bellissima, perché in fondo è non aver abbandonato un uomo che forse tutti avrebbero abbandonato, ma noi abbiamo visto sempre il lato positivo. E questo oggi però per noi mettere nella lista regali di chi vive a casa Roberto è fighissimo, perché si toglie dalla lista regali per chi vive per strada, ma va nella lista di chi riceve il pacco dono, riceve qualcosa per la casa, la pentola. Cioè, secondo me sono anche queste le cose belle di chi si mette a servizio degli altri. Però dall'altro vorrei raccontare una storia, no? Ai primi di marzo ovviamente noi ci siamo ritrovati di Sant'Egidio ad avere una nuova domanda, che era quello di chi ci chiedeva: ho casa ma ho bisogno di mangiare, ho casa ma ho bisogno di dare qualcosa ai miei figli, no? Ho casa, se mi aiutate con qualcosa, quei pochi soldi che ho li uso per non andare moroso con le bollette. Chiamo un giovane ragazzo con una voce molto silenziosa: ciao, io sono Fabio, diciamo un nome di fantasia, e io ho perso il lavoro, per adesso non ho bisogno, però se avessi bisogno posso richiamarti, mi dici dove posso avere un aiuto. E dico sì. Poi lui mi chiama per fare un saluto, e mi chiede solo come stai. Gli dico: guarda, ma sento, se non lavori, stai giovane, cioè, vieni con i nostri giovani, ti farà bene, almeno pensi ad altro, chiacchieri con qualcuno, ti do io la letterina che ti accompagni nelle ore in cui puoi stare, così non c'hai problemi. Poi viene un giorno, due giorni, tre giorni, quattro volte a settimana. Poi a un certo punto, dopo un mese, chiede anche quel pacco. Dice: però ti posso chiedere per rispetto se me lo dai in privato. E Francesco, nel frattempo, poi da maggio, Fabio Francesco si chiama così il secondo nome, Fabio inizia a trovare un lavoretto, un altro lavoro. Poi ogni tanto questi lavori non continuano, però... mi fa ridere, questa è anche la mia conclusione, mi fa ridere perché l'altro giorno abbiamo fatto una chiacchierata e lui mi dice: sai, io non mi sarei mai immaginato di avere bisogno in questo anno di andare a chiedere da mangiare, ma non mi sarei mai immaginato di pensare che non potessi tornare a casa, ma non mi sarei mai immaginato di avere una nuova famiglia qua a Roma che mi ha accolto, e oggi io sono utile, perché io quando vado a Policlinico a portare da mangiare le persone senza fissa dimora o sto a caricare e scaricare il sabato di distribuzioni, mi faccio un certo mazzo, sono felice. E voi mi avete dato una cosa, voi avete avuto fiducia di me senza neanche avermi visto in faccia. E lui dice: io il mio sogno è che un giorno posso essere totalmente autonomo, che posso diventare anche io uno che ha fiducia negli altri, li toglie dalle difficoltà. Allora io riflettevo, no, perché poi il Natale che cos'è? Noi oggi abbiamo... vedete, tanta gente che ci aiuta, che è anche un po' la cosa paradossale, no? Perché secondo me in qualche modo questo tempo ha manifestato tanta povertà sommersa, tanta povertà che c'era ma non si manifestava, invece ce ne sono tanti che chiedono, vado pure io, tanto non sono più l'unico povero che va a chiedere un pacco, però ha manifestato secondo me tanta avidità, che è anche un po' un problema di queste ondate, secondo me, perché l'idea del profitto, secondo me, non ci ha fatto più rispettare da alcune le regole che devono rispettare. Però ha manifestato anche che c'è tanta solidarietà. Questa solidarietà va veicolata e suscitata, che è un po' lo sforzo che faccio io con i miei amici di Sant'Egidio, faccio io personalmente, che metto anche a repentaglio la mia vita matrimoniale certe volte, perché sto sempre... a cercare di convincere le persone e coinvolgerle. Però questo vuol dire che nel cuore delle persone c'è una grandissima bontà e solidarietà che va mossa, va accesa. E guardate, io veramente sono stupito da marzo quanta gente ci ha aiutato, ci ha contattato,
ha creduto in tante anche modi di aiutare anche specifici, di non rendere una cosa banale anche un 200 euro regalati, e io vorrei dire che allora questa è anche la nostra grande speranza, però è una speranza che secondo me ci deve dare anche una riflessione diversa. Sono non troppo sicuro che il Covid ci ha cambiato così. Credo che il Covid ci deve ancora cambiare, perché secondo me non abbiamo capito ancora cosa vuol vivere veramente nelle difficoltà. E allora il mio messaggio è quello che in fondo il mondo cambia, perché ha ragione Papa Francesco quando dice non ci si salva da soli. Credo che oggi c'è una sfida che ogni uomo ha, credente o non credente, cioè o si rende conto che la vita anche nel futuro sarà un po' più difficile, perché penso il clima non è che l'ambiente non è che lo cambiamo se con la situazione lockdown, e questo si ripercuoterà anche in altro, però la scelta o la consapevolezza di dire che dobbiamo anche accettare che ci si salva con gli altri, che dico anche chi ha tanto deve capire che deve anche dare a chi ha poco, e chi ha un pochino deve anche accettare di avere quel pochino, ma di trovare qualcosa in più, non materialmente ma nella gioia che ti dà nel servire gli altri. Io vi ringrazio, e poi grazie, perché a me piace raccontare le storie, quindi vi ringrazio e faccio un augurio, e poi spero veramente, Alessandra, perché no, anche che una volta al mese io possa scriverti o raccontarti una storia che possiamo anche far sapere agli altri, no? Assolutamente sì, anzi grazie Alessandro, assolutamente sì, sono d'accordo, anche perché lo spirito è appunto quello di dare speranza, e quindi naturalmente queste storie ci fanno riflettere, ma insomma ci aprono anche delle luci, delle vie nuove, diverse, no? E quindi grazie Alessandro sia per l'impegno che naturalmente per le parole belle anche che hai usato questa sera. Grazie. Tra l'altro ognuno di voi veramente ha dato, insomma, come dire, ha pronunciato anche delle parole con dei significati molto profondi questo Natale, quindi magari sarebbe bello da riprendere anche durante il prossimo anno, perché naturalmente l'Azio Sociale continuerà anche a registrare delle puntate sul canale YouTube, no? Per insomma diffondere, per dare voce veramente a queste, a dare voce anche alla speranza, e quindi a questa forma di anche di rinnovamento di opportunità che può essere offerta da questa situazione che stiamo vivendo. E tra l'altro ora, ecco, io vedo Gianni che è tornato, si era un attimo assentato perché anche lui aveva un'altra riunione dell'associazione Oltre il Pregiudizio, vero Gianni? Grazie, anche tu, insomma, sei, come dire, appena terminato la campagna Oltre il Pregiudizio, ma so bene che questa campagna in realtà, insomma, proseguirà anche nel corso dei prossimi mesi, quindi quando parliamo di pregiudizio ogni giorno è necessario appunto fare qualcosa perché si vada oltre, no? E eliminare questi pregiudizi che a volte sono proprio innati anche nell'uomo, ecco. E quindi grazie anche a te Gianni di essere qui. Sì, no, grazie, mi dispiace essermi dovuto allontanare mi sentite, vero? Sì, sì. Essermi allontanato un po', ho sentito forse ho sentito tutte le storie o quasi, e forse ne ho saltata una. E le ho trovate tutte quante molto, come dire, coinvolgenti sicuramente, e mi hanno dato da pensare, perché che cosa mi ha dato da pensare? Mi ha dato da pensare che questa situazione di Covid nel quale stiamo, c'è un appoggiarsi da parte delle istituzioni, da parte dei cittadini ovviamente sì, c'è un appoggiarsi da parte delle istituzioni sul volontariato, sull'attività che fa il terzo settore, che è un'attività sostanzialmente gratuita nel senso letterale del termine, non soltanto in quello economico. Mentre invece da parte delle, quindi diciamo al volontariato si chiede di dare,
e il volontariato dà, perché quello è il suo, non tanto il suo compito quanto il suo piacere, la sua soddisfazione, il desiderio che lo spinge. E invece, diciamo, gli interventi di sostegno avvengono a favore del sistema economico. Ora, io non è che sono contrario ovviamente a che ci siano, però mi rendo conto che c'è una sproporzione nella visione dei rapporti che ci devono essere. Questo, io come posso dire, è una riflessione che ho fatto lungo l'arco di questi mesi, sicuramente, perché la trovo, come posso dire, una modalità sbagliata, come se ci fosse una sorta di obbligo da parte del volontariato di fare, ma ho fatto di tutto per convincere le istituzioni, diciamo, con cui sono entrato in contatto, di convincere che il volontariato aveva bisogno di essere sostenuto anche finanziariamente. E non è successo, non è successo niente, perché comunque se i volontari, adesso noi diciamo abbiamo sentito quello che ci diceva prima l'ultima persona che ha parlato, quella di Sant'Egidio, diciamo i volontari se perdono il lavoro, no? Non possono più fare i volontari, perché devono badare a pensare a cercare un lavoro o a costruirlo, a crearlo. Insomma, viviamo in un sistema, perché poi questa alla fine è la riflessione mia, viviamo in un sistema economico nel quale c'è la libertà di impresa che è diventata iperliberismo, e invece il ruolo del terzo settore è un ruolo che io non penso che debba essere quello giusto da parte nei rapporti con le istituzioni. Il fatto che il terzo settore sia stato riconosciuto come con il codice, con una nuova legge, con una legge e con il codice del terzo settore, da una parte ha migliorato la situazione e il rapporto, perché c'è un riconoscimento giuridico basato su una legge, e quindi diciamo il terzo settore diventa una parte delle istituzioni perché c'è una legge che lo regola. Ma questo, diciamo, io trovo che sia stata, alla fine sia andata peggio. Io penso che era meglio quando non c'era la legge, perché c'era, come dire, io faccio questa cosa perché la voglio fare e non perché la devo fare, perché adesso diventa, a me arrivano, come a tutti voi probabilmente, un mucchio di messaggi da parte di amici, di cose che ti dicono che quello che hanno fatto, il libro sospeso, il caffè sospeso, la spesa sospesa, il pranzo sospeso, tutte queste cose qua. Vabbè, insomma, sono in difficoltà, ecco, questa è la verità. Io sono in questa situazione in difficoltà nel valutare positivamente quello che si sta sviluppando. Questo da una parte. Dall'altra voglio dire anche però, con la campagna Oltre il Pregiudizio, di cui non ringrazierò mai abbastanza la collaborazione che ci ha dato Lazio Sociale, perché Lazio Sociale è stato il nostro press partner, ci ha seguito in ogni webinar, sono stati pubblicati i webinar, sono state le registrazioni pubblicate su YouTube, sono state viste, quindi insomma con l'Azio Sociale abbiamo fatto un bellissimo lavoro. E adesso con Oltre il Pregiudizio
Io penso, adesso diciamo, non è una decisione, è una mia idea che proporrò al prossimo direttivo, e cioè quella di passare dal parlare solo dei pregiudizi a proporre uno stile di vita per superarli. Noi abbiamo pubblicato un manifesto per oltre il pregiudizio, per andare oltre il pregiudizio, che sostanzialmente rappresenta uno stile di vita e quindi una cosa positiva. Non più, io proporrò questo, insomma, vorrei proprio arrivare a farlo, non più un lamentarsi delle cose che non vanno, perché ci abbiamo tutte le giornate per lamentarci e per vederle e vivere personalmente, ma proporre un diverso stile di vita per andare oltre. Per esempio, dove l'ho infilato? L'ho messo da qualche parte, forse sta qua. Per esempio, tanto per dire, no? Lo stile di vita, la inclusione al posto dell'esclusione, per esempio, no? Cioè, modalità di stile di vita, la solidarietà al posto dell'individualismo, la vita al posto della distruzione, la cura al posto dell'indifferenza, l'accoglienza al posto del rifiuto, l'empatia al posto dell'aggressività, l'empatia e la non violenza al posto dell'aggressività, la memoria al posto dell'oblio, ricordarsi, la memoria, la condivisione al posto del dominio, la generosità al posto dell'egoismo, il diritto al posto dell'ingiustizia, la valorizzazione al posto della sottovalutazione e della denigrazione. Cioè, rovesciare. Questa è un po' la cosa che probabilmente... Questo è il nostro manifesto, è quello che è stato approvato, insomma, preparato subito, e quindi due anni fa l'abbiamo lanciato. Quest'anno penso che dobbiamo metterlo in pratica. E quindi invece di fare ogni mese, ogni settimana, cioè quando abbiamo fatto, adesso vedremo quali saranno i tempi, invece di fare un intervento per vedere la violenza, per affrontare il tema della violenza sulle donne, no? Rovesciare e affrontare il tema della non violenza e quindi insegnare, aiutare a capire la modalità non violenta quale può essere e come si può, come dire, e come questo possa cambiare i rapporti con le altre persone. Ho citato letteralmente a caso, e sto parlando a titolo quasi personale, nel senso che il manifesto ce l'abbiamo ed è di tutti. Però, diciamo, questo mi pare qualcosa da dover fare. Cioè, il Covid, aiutarci, considerarlo come una spinta a fare meglio e a fare di più, e non a lamentarsi. Abbiamo diritto di lamentarci, perché le condizioni sono quelle che sono, sicuramente. Però andiamo oltre, per andare oltre proporre uno stile di vita antagonista, questa volta uso questa parola, antagonista rispetto al metodo, insomma, nel quale invece siamo costretti a vivere. E Natale, che c'entra questo con Natale? In effetti potrebbe anche non entrarci, però è una riflessione che mi è venuta sentendo quello che dicevate voi, tutti quanti, tutte quante. Pensare, lavorare, impegnarsi, anche perché, diciamo, non solo contro, ma andiamo oltre, andiamo oltre, lavoriamo per andare oltre. Questo lo prepariamo, vediamo come possiamo farlo.
anche con Lazio Sociale io collaboro abbastanza di frequente, ogni tanto mando qualche commento, qualche post, qualche situazione nella quale ci stiamo. Io questo propongo e mi propongo come modalità natalizia quella di invertire la tendenza nel comportamento e quindi uno stile di vita altro, diverso da quello che utilizziamo e nel quale spesso ci sentiamo obbligati. Spesso ci sentiamo obbligati. Va bene, ho detto questo. Ti avevo promesso una favoletta, ti ricordi? Ti avevo detto, io ho scritto, perché scrivo, pubblico qualcosa ogni tanto, e avevo detto, leggo una favoletta, non l'ho fatto, la favoletta sta qua, la lasciamo là, perché ha poco a che, molto carina, però ha poco a che fare con Natale, però, come dire, ho messo in campo queste riflessioni, ecco qua. E grazie. Grazie. Grazie a te Gianni. Beh, quello che tu hai detto è andare oltre il pregiudizio, no? E quindi hai elencato una serie appunto di parole che devono essere fatte nostre in modo tale da superare questi pregiudizi. Questo è anche un augurio per questo Natale e per il nuovo anno. E devo dire che ognuno, appunto, come dicevo prima, no, appunto, ha pronunciato delle parole chiave che secondo me dobbiamo riprendere. Abbiamo parlato di volontariato, di speranza, di rinascita, rinnovamento, di solidarietà. L'impegno di ognuno di voi è significativo perché comunque il vostro contributo dà veramente speranza e valore nuovo alla vita di ogni giorno. Quindi è importante esserci, anche se il volontariato, il terzo settore, anche il sociale non viene, come dire, un po' da diversi punti di vista un po' attaccato, diciamo, anziché valorizzato, a volte viene utilizzato spesso, insomma, a volte viene utilizzato come una stampella, come, no? Come un supporto per lavorare sul territorio, ma senza considerare che l'impegno di ognuno, che è un impegno gratuito a servizio veramente delle persone, debba essere più, diciamo, valorizzato e deve essere considerato maggiormente. Però questo è anche il nostro auspicio per il nuovo anno, perché questo possa avvenire e naturalmente non smettiamo di dirlo, continuiamo ad esserci, continuiamo a fare e soprattutto continuiamo a dire. Noi come Lazio Sociale, insomma, qui ci sono i due direttori, sicuramente continueremo a farlo, quindi dare voce alle vostre realtà, al vostro impegno, alle vostre testimonianze che sono state toccanti ma significative e danno anche il senso del, cioè ci dicono che c'è altro rispetto alle fragilità, alle problematiche, c'è anche quegli aspetti positivi di vicinanza, di solidarietà da parte di tante persone che con impegno si lavorano gratuitamente per il bene di tutti noi, il bene comune. Io insomma adesso non so se non vedo più Nicola, magari ecco se si mostra Nicola, se c'è ancora Stefania. Perché insomma io chiederei, insomma direi appunto di fare anche un brindisi, un augurio un po' simbolico per questo incontro. Ognuno di voi ha espresso anche un desiderio, no? Anche nelle parole che voi avete utilizzato nel raccontare le vostre storie. Diciamo all'interno dei vostri racconti sono stati anche espressi dei desideri, degli auguri, degli auspici, insomma, che noi potremmo fare nostri per il nuovo anno. Quindi per questo Natale naturalmente forse non avremo i cenoni, non avremo, ma sicuramente sarà molto più sentito, saremo con i nostri cari, ma sarà anche un momento per poter riflettere, per essere vicini in qualche modo anche a chi non ha purtroppo la fortuna, quindi dobbiamo dire anche a volte di essere noi fortunati, magari non avere la fortuna, insomma, comunque di avere una casa o un lavoro o comunque delle persone che li sostengono. In questo naturalmente ci siete voi, perché ognuno
ha raccontato la propria esperienza, quindi insomma devo dire che è esaltante e entusiasmante, perché comunque si vede anche la passione che voi ci mettete nel raccontare, ma nel viverlo, perché questo è importante. Va bene. Allora, ecco Nicola era oscurato. Salve Nicola. Alessandra, allora, intanto sì, due parole. Ho fatto un diciamo un mio racconto veramente sottotono rispetto alla ricchezza dei contributi delle altre amiche e degli altri amici. Diciamo sono andato un po' più sul conviviale. Le mie due parole sono queste qua, per cercare di rendere il clima un po' più leggero. Perché la tensione morale, la tensione che è stata riprodotta in questa trasmissione è utilissima, è importantissima e credo che ci abbia trasmesso tanto. E quindi io a questo punto riprendo quel ruolo da, diciamo più da alleggeritore del contenitore, no? Allora, tu mi chiedevi due parole escono fuori facilmente a Natale. Pandoro panettone. Pandoro panettone, questa è la domanda. Io Pandoro. Pandoro tutta la vita, a meno che il panettone non abbia ovviamente il cioccolato, proprio quello corposo. Comunque Stefania su questi argomenti subito, cioè subito sul pezzo, scusatemi. Altro che un avvoltoio. Esatto, vabbè, ormai su questo mi conosci bene, anche perché sono stata impegnata fino a poco fa con Conte, infatti scusatemi l'assenza, almeno visiva, e quindi ora è languore, cioè, perché ovviamente bisogna innanzitutto capire cosa ha detto Conte, bisogna sbrogliare un attimo il suo pensiero, facendo questo ovviamente un po' di panettone, un po' di pandoro, perché no? Hai ragione, effettivamente questo Conte un po' poco chiaro lo è, insomma, qualche lezioncina di comunicazione dovrebbe qualcuno dargliela. Mi permetto io di fare questa critica a questo presidente del Consiglio estratto a sorte. Perché ogni tanto mirano a buttarla in caciara, perché sì, dice vabbè, almeno qualcosa abbiamo detto, abbiamo fatto, nessuno ci ha capito niente, neanche lui è a posto così. E come la luce e vino. Tra luce e vino. Io mi astengo dai commenti, mi astengo dai commenti su Conte, però se mi togliete l'uvetta, panettone tutta la vita. Uvetta e canditi no, ma panettone tutta la vita. Ma chi è che piacciono uvetta e canditi? Non lo so. Ma un panettone però... senza uvetta e canditi, che panettone? A me piacciono, a me piace. Ecco, l'abbiamo trovato. E canditi, se mi togliete l'uvetta e canditi, non è panettone, è pandoro. Penso tu sia l'unica persona sulla faccia della terra a cui piacciono uvetta e canditi. No, c'era una fila dietro. Comunque io posso dirvi una cosa, pandoro e panettone insomma per me stanno sullo stesso livello, ma io ribalto come sempre ogni cosa e vado per il cannolo alla siciliana per tutte le feste. Va bene, vabbè, se ce l'hai e ce li mandi sti cannoli, però accettiamo, eh? Assolutamente. Si può dire una cosa, i pandori e i panettoni artigianali, cioè quelli proprio me li puoi dare anche appunto con l'uvetta e i canditi. Va con bene, i nostri mastri fornai, ne abbiamo tantissimi in Italia, va veramente. Vabbè, questo è vero. Questo è vero. Sulla questione di Conte sembra che puoi ospitare a casa due persone che non siano conviventi. Quindi che ne so se... Andiamo a casa sua, non ho capito, andiamo a casa sua quindi. No, andiamo a casa sua anche se c'è un albergo. Faccio un pandoro e un panettone, ho trovato anche la ricetta del pandoro, quindi dovrebbe venire buono, fatto proprio in casa, più artigianale di così. Ma lo prepari tu? Sì. Insomma, una fotografia la dovremmo mettere sul lato sociale di questo pandoro. Assolutamente. Va bene. Va bene. Allora io direi adesso Nicola è scomparso. È ma il brindisi lo facciamo o no? Qui probabilmente, non lo so. Sì.
Si può darsi. Nicola, facciamo un brindisi prima di lasciarci. Io vado a prendere il vino, però aspettate. Ci hai lasciati. C'ho l'acqua, non posso far brindisi con l'acqua. Arrivo. Anch'io sono astemia, quindi non bevo. Sono simbolico il brindisi. Sì, anche io mi associo al brindisi ideale, quindi. Va bene, guarda, io il bicchiere ce l'ho però. Io il brindisi ideale. Io al momento a portata di mano non ho nulla se non l'acqua, quindi purtroppo, però non sono minimamente degna, sapevatelo, sapevatelo. Non ho fatto il tempo, però... sto piatto qua davanti che... anch'io devo terminare di mangiare. Benissimo, va bene, io vi ringrazio, naturalmente questo è il brindisi simbolico che facciamo a noi, a tutti i nostri ascoltatori, lettori e lettrici di Lazio Sociale, chi segue il canale YouTube, naturalmente l'augurio appunto che Natale quest'anno sia sereno, con i nostri cari, e che il nuovo anno naturalmente possa veramente riportare speranza e rinascita e insomma gioia. Va bene, grazie a tutti voi. Grazie a voi e buon Natale. Auguri sociali. Ciao. Ciao. Saluti. Ciao.